E quindi via. basta bestemmie. Peccato. E via. Velocità 3. No, lascia 2 all'inizio, va. Ok. Giusto perché è all'inizio. Ah, sì, 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 giusto, giusto. Ma l'esperienza delle unità è cappata tipo a livello 3, sta mod del cazzo, è una mia impressione. Cioè? Che è tutta la mia fanteria, che stranga bestia e stranga bestia ha combattuto senza avere grosse perdite perché nel posizione di fucili ha fatto esperienza ed è solo al 3 al massimo. Boh, io ce l'ho tutta al 2. No, aspetta, scusami, ne ho No, una ce l'ho solo al un'altra. 3. Ah, io pure non so. Ah, ma vuol dire come esperienza collettiva No, proprio quella della individuale. divisione. Cioè, molto più lenta mi verrebbe da pensare. Esperienza individuale delle divisioni. O forse è perché col fatto che abbiamo avuto un sacco di perdite abbiamo perso, non riusciamo ad andare su con l'esperienza. Potrebbe anche essere. Che è molto probabile. Può essere. Sì, perché su questo gioco del cazzo, giustamente, se perdi un sacco, se continui a perdere le battaglie, l'esperienza ti viene tolta, semplicemente. Ma infrastrutture ce ne sono in giro? Che per arrivare laggiù ci sto mettendo l'ira di Dio, ci sto mettendo. Dove? Per arrivare laggiù sotto. No, man. Ah, dici al fronte dello Yemen? No, se, quando arrivi in quello che fu l'Arabia Saudita non ce ne sono più. Il treno lo puoi prendere solo quando sei in Turchia, praticamente. Allora, c'ho tutto. Beh, io... Vai, 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 attacchiamo. Io di infrastruttura ho portato a 5 alcune regioni desertiche, comunque. Non è male. Sì, no. Diciamo, io ho speso tempo a fare le infrastrutture. No, ma anch'io sto spendendo tempo a farle. Perché sennò poi dopo, quando devi rifornire le truppe, non ce la fai a rifornirle. Per quello chiedevo se aveva fatto in Arabia nessuno strutture. Perché entrano in combattimento le truppe di merda che hanno 36 di combat build, porca puttana? Specie un sacco di attrito. Metto a arrivare adesso. Ma sei a rifornimenti in quella zona del cazzo? Vuoi vedere quanti uomini hai perso contro gli Yemen, intanto per comunità? 120.000 morti. Cioè, nel caso controlla 6 coni di bottiglia per avere per i fucili, perché sennò... Poi fagli uno sbarco, no? Ah, già, è vero, devi fare lo sbarco. Aspetta, prendo 1, 2, 3, 5. Ah, come manpower sono io quello messo peggio. Ah no, è Fire quello messo peggio, il manpower. Sei a 0. Sì, perché ho fatto una cosa. Ma hai fatto una purga. Hai potenziato le unità, no? 50 giorni, arc. Ah, buono, buono. E sai cosa? Quando fai partire lo sbarco attacchiamo con tutto il fronte. Sì, sì, così. Wow. In teoria prendiamo subito la capitale. Porca troia. Unione Europea. Maglia. Slovacchia, Slovenia, Polonia, Malta. Ma andrò a toglierla comunque, ragazzi, nei prossimi salvataggi. Appena dobbiamo andare a combattere contro gli stati europei, andrò a toglierla. Turchia, Cipro, quella che non c'è tu, è entrata nell'Europa, è entrata. Un po' di lago messo in pausa, scusate, ok. Sì. Ma... Ripreso. Comunque, madonna, io ho 70 fabbriche civili. Ma no. Ma infatti, cioè... Io ne ho 51. Sto facendo cosa, maledetti, io ne ho solo 34. Io ne ho fatto 51. Io ne ho 36, però ho anche 36 militari. Io non ho 18 invece, vabbè. Meno della... Porto l'infrastruttura. No, la metà esatta tua. 7 divisioni dice che basta un arco per sbarcare. Non attaccare, prendi merda per niente. No, ma sto attaccando. No, so io, scusa. Perché tu stai attaccando l'unica regione, tra l'altro montagnosa, no, desertica, quindi è un attrezzo della Madonna. A Taiz stanno messi male di equipaggiamento. Mazzo. Le fanterie le attacchi solo da una cosa, quanto hai? Non vedo. 76 verde, per ora. Ma secondo me ti cala subito. Infatti. Non aspetto di fare sto sbarco. Sì, esatto.
formiche di merda. Tu devi sistemarti l'esercito. Io ti direi che ti fermi e ti sistemi il cazzo di esercito come Dio comanda, così non hai truppe che hanno 10 di combat weed, che sono quelle di base, perché sennò veramente... Ma è successa la stessa cosa che è successa a me con l'Algeria, tipo... Cioè, finito tutti gli equipaggiamenti e adesso non riesci a... No, ma ti spiego, c'hanno 20 le mie di combat weed. Il problema è che non ho... Cioè, non ho equipaggiamento. Sì. Beh, noi ti stiamo mandando fucili, se non sbaglio, in questo momento. Cioè, tutti e tre ti stiamo mandando fucili. Hanno un combat di 40. Nel senso. Sì, però non avendo l'equipaggiamento li cala. Esatto, non cambia. Sì. Allora, l'Egitto gli sta montando gli S-T-A. La Libia sta montando la Libia. Ma i miei fucili sono arrivati? Sì, sì. No, la, la seconda botta. Allora, mo... Tra 13 giorni. Là. Tra 13 giorni. A me dice fra 15. Ma sì, no, ma quello che gli ho inviato prima è stato gli 8.000 fucili, per quello. Capito. Vabbè, loro non hanno aerei. Tu però mi sa che non hai cassa. No. Di cassa ne ho... Aspetta qua, 17. Che cassa? Non ne hai... Ne ho qualcuno, vediamo se ne ho. Ti fai una wing di cassa per avere il bonus in attacco, solo per quello. No, non solo questi 17 cassa. Ma fa così, te ne mando un po'. Anch'io ho un po' di aerei. Cioè, se vi servono. Quanti ne hai? 17? Sì. Te ne mando 23. Okay. E 23 te ne mando perché non ne ho tanti di più. Cioè, sì, 20, no, ho 23 in stockpile. E ti fai una wing da 40 e la metti sopra, semplicemente. Così abbiamo anche il bonus quando attacchiamo del oltre per la superiorità dell'area, abbiamo anche il supporto. Oh, posso sbloccare perché i cast, i cast di quarta generazione. Mi mancano 83 cast. In teoria dovrei averne 100. Ma cast o multiruolo? No, non cast. Ti mancano 83 cast in che senso? Proprio di... Per i rinforzi, sì. Ah vabbè, ma tu lasciali sopra, tanto se non hanno anti-air non hanno nulla di particolare. Ecco, una cosa brutta che... Sì, sì, grazie. Cosa brutta è che non posso mandarti i miei come supporto aereo da cosa? Dall'Egitto. No, come volontari. Sì, serve... Ah sì, serve DLC. Li puoi mandare? Con gli DLC sì, gli DLC ti permette di inviare... Ah, ecco, infatti, dicevo io. Non ricordo quale sia, comunque Waking the Tiger, perché per le tigre, quelli americani, i piloti americani che sono andati in Cina, no, allora cercavano, esatto, di ricreare le tigre volanti, di comunque aggregare i cosi, come si chiamano, i piloti, le air wing ai bisogni volontari. Tigri contro tigri. Comunque te, spero che veramente ti servirebbe terminare la guerra il prima possibile, perché hai solo, sei un 12.6% in stability. Ma non è messo bene, te è una merda, sono lì, non è facile. Bombardali. Non c'hai, tipo aereo. Con cosa? Per quello, infatti hai detto di prendere i cassa. Appena gli arrivano ieri li bombardo, dai. Almeno quel cassa se ci può fare qualcosa. Lo sbarco aspetto i cas oppure... Direi sì, aspetta i cas, va. Sì, aspetta i cas, anche secondo me. Così facciamo un attacco in piena regola. Io non so che se lo sto usando. La Signal Company. Io non so che cazzo voglia dire iniziativa, sinceramente. Iniziativa nell'attaccare. Sì, no, nel senso... Per primo? Credo, però... Non sei sicuro. Basta.
Comunque anche loro, non so se vedi Ark, però gli equipaggiamenti sono ridotti all'osso. Sì, perché giustamente, cioè, guarda come sono Una ridotti, sono... militare. Ha fatto una modifica. Divisione di fanteria abbastanza Ma importante. scusa cosa? Ma i curdi sono in guerra contro lo Yemen? Vabbè, sono il mio capetto. Prova Sì, no, a perché fregarli, prova a togliergli un po' di divisioni, non lo so, prendile tu e usale per attaccare lo Yemen invece che usare le siccome c'ha le montagnere, cioè i montanari tue. là. Cioè, tu sai che... Ah, ma no, ha zero divisioni, ha zero divisioni il Kurdistan, quindi comunque non può... No, no, una. Uno ce l'ha, cioè i Una montagnari. missile, una... No, mi dice che ne ha zero. Oh, l'ho vista loro, l'ho vista Boh. che... Sì, No, cioè, l'ho presa ora. Ah, perché gliel'hai appena presa? Ok, per quello adesso segna che ha zero. Sì, però c'è la bandiera del Kurdistan, si vede che c'è la Sì, lo bandiera so, del Kurdistan. però Ma se tu prova a cliccare nel scusa. Kurdistan, prova a guardare quante divisioni ha. Ti dice che ne ha zero. Certo, ora dice zero, ora dice zero. Sì, ma che gliel'ha chiesta come Sì, expedition aid, immagino. esatto. Non so, mancano 30 giorni, ma tu hai già cassa di sopra o no? 17. Ok, vabbè, allora boh, io ti direi che proviamo ad attaccare quasi quasi. E arriveranno e faranno da rinforzo nel caso tu ne perda. Che devo dire? Ok, quindi vado con lo sbarco. Sì, vai con lo sbarco e appena vedi che è vicino al porto, attacchiamo con tutto. Aspetta un attimo, che metto pure nella missile bombardment così. Oh, slot di ricerca in più finalmente. Non vedeva l'ora. Il buon donno non vedeva l'ora di Mamma averlo mia, usato. assolutamente non vedo l'ora. No. A destra stai attaccando, scusa. No, attacca anche tu. Dica. Fai, Ma... attacca anche tu. Ok. Ah, ma siete in tre lì contro lo Yemen? Eh sì. Wow. Vabbè, ma io l'ho Si è mandato l'unità perché a quello super possiamo andare. trincerato lo Yemen. Ma ora siamo No, è entrati. che lo salva il paese, lo stato che, cioè la configurazione dello stato che è una merda. Adesso prendiamo quella centrale Ah, bravi, dai, vedo che direttamente. state avanzando. Ma io sto andando direttamente su Aden. Se riesci a catturarla, sì. Me lo sbarco com'è? Ok. Qui davanti. 6 ore. Così se lui va su Aden noi riusciremo a tenerlo impegnato e avere comunque un buon... Ma se lo cominciano ad attaccare... Sto attaccando. Ah, mi sa che non sbarcano perché c'è... ma... No, perché non sbarcano? Scusa. È perché stiamo attaccando da sotto già. Ah, eccoli, sono arrivati. Eccolo. Vai, continua ad attaccare con tutto, che ci dà supporto alle unità che devono sbarcare, così. Così vanno tutte in riserva e tipo, se non si spostano così, no, non si spostano più. Sotto siamo rimasti a 85% giallo. Ecco, è verde ora. Ah, sono arrivati ieri. Sì. Ma Sì, non vedo. non avete delle navi da mettere là davanti così. Sì, ma l'ho messa. Le ha già in shore bombardment, se guardi... Ah no, non so segno. Ah no, sì, invece, se guardi è in shore bombardment, Ok, cioè nei no, malus. che chiedevo, Ma c'è la chiedevo, flotta scusate. turca. No, ma ti dico, per guardare, guarda nei malus sotto il generale, quando apri la battaglia, vedi che c'è Sì, il shore bombardment. sono Sono vedo. È so i punti in durata più di un battaglia. anno la guerra con lo Yemen, mi Io... sa.
Io non ho capito, ma io non capisco la cosa, perché di solito succede quando ci sono queste battaglie qua. Quando tu vedi la battaglia in specifico e vedi il comandante, cosa vogliono dire le due frecce che vanno verso sopra? Che sta salendo il livello? Quali? Sto andando sulla battaglia che c'è sotto e c'è Sì, il no, ma comandante non... tu. No, scusami, quale battaglia? Quelle che sono a destra? Cioè, tipo, guardi il tuo comandante, quella, la freccia che c'è sulla No, no, mappa? no, 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 no. Io sono andato sul numero, che ora è il 91, no? E mi esplode la battaglia, Gorso. Comandante c'è quello turco, giustamente, perché quello, la battaglia è turca. E sotto, sulla figura, ci sono due frecce che vanno verso sopra, cioè vanno verso sopra, si muovono verso sopra. È l'iniziativa, era quello che io non capisco. Praticamente, in teoria, dovrebbe essere che chi ha l'iniziativa più alta, che non ho l'idea da cosa sia influenzata in realtà, ha un bonus nel movimento, nell'attacco, eccetera. Praticamente un bonus. Quando vai un generale con l'iniziativa, quello ha un bonus in attacco. Però c'è scritto che deve avere qualcosa di ricognitore, cioè ci deve avere qualche ricognitore nel plotone. Forse perché avere il recon aumenta l'iniziativa? Cioè, non lo so, sinceramente. Che è una cosa che ho letto pian piano, cercando di capire cosa serviranno gli osservatori d'artiglieria, gli spotter. Quelli aumenteranno l'iniziativa. Ma Ah, è andato. sbarcato? Sì, Sì. è caduto No, abbiamo preso dall'alto. tutto. Sì, Ah, vabbè, manca ma solo questo. attacca direttamente Aden, quasi quasi. Cioè, no, anzi, no, attacca anche Ib, poi attacca Aden. No, l'Iba è già preso. Ah, se Ah, già prendiamo preso, sta Aden. girando? Ah, Vabbè. ok. Volevo Stavo dire, dicendo se prendiamo la Russia Dica. sta per diventare una potenza imperiale, perché ha Bene. raggiunto la fine del focus politico, se non sbaglio. Ma imperiale, cioè diventerà un impero, no? E non Boh, qua c'è una scritto repubblica. Great Union State, Russian Imperialism, Threats Our Sovereignty. Boh. Non lo so, sì. Non so, forse anche no. Scusate la parola, mi è scappata. Ma no, minchia, non è un problema. Cioè. Dai, La minchia comunque. non è un problema, te ci voglio se vuoi prendere la minchia. Infatti. Bravi, finalmente Yemen capitola. Sì, Il una gola. piccolo Davide che ha tenuto testa a Golia per così tanto tempo. Ma è stata dura, diciamo, perché dura No, ma tanto. allora li avevo presi su, cioè Sì, ma dopo gli hai c'è lasciato anche stato tempo. anche per quello, perché se tu vedi io in un mese ero già arrivato qui, Loro hanno meno di un aumentato mese. l'entrenchment, praticamente. Loro si sono trincerati a bestia. Quindi io sono stato fermo più di 200 giorni. Spec. Io non vorrei perdermi la possibilità di attaccare il Somme Land, quindi muoviamoci a chiuderla. Siamo al Capite? 96%. Sì, no, nel 96. senso, abbiamo 96 verde, però. Boh, prendete tutte le unità e mandate tutta. Pure Io ho mandato io, quindi. Vabbè che ne ho due, non è che ne ho tante. però non gli va giù l'organization, cazzo, ancora 14. Perché 13. il bombardamento navale non c'è più. Quello. Ma quello fa da bonus solo durante gli sbarchi. Ah. Non funziona come bombardamento tipo aereo. È brutto perché su Europa Universalis se metti le navi davanti alla regione che è marina la conta. Diciamo. 97. Boh. Sì, è andata comunque 12, una è andata, ne mancano 4. Tra 3. Stanno perdendo tutte le divisioni in 2. sostanza. Sì, Sì, ma perché ma sono ne tutto. sta perdendo da 1-1, quello è Non c'è fatto. più niente. No, è infinita sta guerra, cioè se guardi dovrebbe essere un overrun questo, guarda quante cazzo di divisioni ci sono di alleate che stanno attaccando una cazzo di divisione. È 24. Quante Io sono, ho Natale? 12. Scusa, ne hai? Scusami, spec. Allora, io ho 42, 41 perché ne devi togliere uno. Che Ok. sta in garrison. Vabbè, Cioè, perché fa schifo, cioè. più 4 volontarie le mie, quelle di Fire.
più 2 di cibro. Oh, la Bastardo. fissa. Oh. Torna a casa, Alessi. Tornare a casa. Tutto questo per un cazzo, praticamente, perché tutto No, ciò vabbè, che per 3 di petrolio, droglio, diciamo. tra l'altro, No, che devi anche riparare. vabbè. War economy ci ho guadagnato. Vai, dai. Hai guadagnato una parola grossa, Beh, sì, nel senso. eh. Hai guadagnato Ci ho una parola grossa. guadagnato. Adesso direi, spec, che se devi attaccare qualche nazione, attacca nazioni piccole. Tra qualche anno, no, no, il cazzo. Ma proprio niente, dici? La Papua Nuova Guinea, dov'è la Papua Giord Nuova Guinea? La Giordania ne ha 23. Cosa vuole la Papua Nuova Guinea? Ah, sta facendo relazione. Mi sono preoccupato. No, io appena mi tornano le due divisioni di volontari, attacco Somaliland. Con Mohamed H-E-Eagle Oh, ed è islamista, no, l'ho attaccata. perché gli sono visto giustamente attaccato? No, perché gli puzza il culo. Non è la stessa cosa, non capito. Comunque io in tutto ciò ho fabbricato 30 sottomarini. Bravo, io ne ho. Ti dico io quanti ne ho fatti? 4. Io ho Io vorrei la capire come cazzo fa l'Eritrea invece avere, porca puttana, 38 divisioni. Eritrea, 38. porca droga. Ma cosa gli prende al muezzin? Quel vecchio pazzo deve essere sbronzo. Puttana, io non so che cazzo devo fare. Vedi Somaliland e Somalia. No, sto aspettando che facciano i focus quelli produttivi e soprattutto recuperare un po', perché sennò tanti auguri a me. Io non vedo l'ora di papparmi a Niger, perché la Niger ha iniziato a fare un fottio di fabbriche. Boh, almeno confronto tutte le nazioni vicine, ne ha un bel po'. Ti regalano una fabbrica, Don, e tu mi dai un Allora, po' la io produzione. il manpower, io non sto facendo più niente, cioè non sto regolando più, quindi dovrebbe salire, ma invece è rimasto a zero. Perché devi rinforzare prima tutte le divisioni che hai? Tu hai appena avuto perdite comunque con i volontari, no? Ma pochi, non è che so salire. Boh. Se metti il cursore sopra ti dice in quanto dovresti Appena, recuperare. appena torno non li vedo. Ah, ecco, 80 uomini sotto, 80 uomini. 80, free power, 80. Ok, mi sono tornati i bimbi. Eh Bibito da casa. sì. Cavolo, avrei dovuto mettere in addestramento i miei CAS. Un po' tempo fa. Allora, facciamo adesso. E appena finisco il cazzo di dopo focus politico. Cosa vuol dire Master Impact? Master Impact è l'impatto che generi sul puppet. Tu sei il master praticamente. Quindi bisogna È capire quello che cercavo se. di spiegarti l'altra volta, nel senso se tu abbassi, cioè se tu hai un alto impatto sul tuo puppet e gli abbassi l'autonomia, sei in grado di riassorbire il tuo puppet senza combattere. Che sarebbe quella striscia tipo che. Esatto, più è verso sinistra, più il puppet è poco autonomo e incline a diventare parte di te, più a destra, più vuole essere liberato. E posso assicurartelo perché l'ho scoperto sulla mia pelle giocando lo UK, porca puttana, facendo diventare comunista e forzando in stra-anticipo la decolonizzazione. Mi è scoppiata perfino la guerra civile. Ah, wow. Eh sì. Quando si dice si fa di tutto per non morire, poi si muore. Beh, Le sì, cioè,
UK comunista, insomma, sai com'è. UK comunista, se volete una bella sfida, fatelo. Perché è veramente ostico.